Cari quaddisti, buongiorno. Ed eccoci, Polaris Sportsman 500 Forest. Una volta questo era il re del fuoristrada. Quando nasce dalle catene americane, questo era e ancora come era una volta, uno spettacolo. Poi viene omologato. Vabbè. Allora, innovazioni del Forest. Porta pacchi posteriore in plasticaccia, supporto porta pacchi solamente telaietto in ferro di 10x15 agli angoli, e tutta la struttura del porta pacchi posteriore in plastica è ancorata con delle viti, diremmo perlomeno folcloristiche, direttamente sul porafango, che non è assolutamente guidato. Quindi diciamo che la stessa struttura del portapacchi superiore che regge direttamente il parafango, e vediamo che al di sotto del parafango non vi sia alcuna struttura in ferro. Rispetto ai vecchi modelli di Sportsman, vi assicuro che di cose ne mancano veramente tante, ma tante. Comunque sicuramente ne ha guadagnato sul peso. Veniamo quindi alla preparazione per il nostro Sportsman. Con questo simpatico portapacchi in plastica non si può montare altro che, ne vediamo quella anteriore, che gli accessori Pure Polaris. Gli accessori Pure Polaris sono praticamente rigidi e sono veramente disastrosi sia esteticamente che nell'utilizzo, cioè una roba improponibile. E quindi, essendo questo quad utilizzato per escursioni, acquistato ed utilizzato per escursioni serie, tipo la Via del Sale e quant'altro il resto, bisognava a tutti i costi poter montare boulotti semirigidi di alta qualità, per esempio Colping, quello che vedete, il Matrix Deluxe della Colping, The King, il boulotto chiamato The King, spettacolare, guardiamo l'interno, una cosa incredibile. Adesso con una mano sola, ma mi riesce bene lo stesso. All'interno abbiamo borsa pratica Frigor, abbiamo vassoio, un vassoio che si apre, e abbiamo porta lattina e quant'altro il resto, praticamente 2, 4, 6, 12, posto per 24 lattine e altro, interno base foderata, e il tutto in una costruzione completamente idrorepellente, non solo, ma tiene l'acqua, quindi se vi si scioglie il ghiaccio o quant'altro il resto, resta qua dentro, non avete problemi, e quando voi volete stappare, pum, stappate e qua piscia fuori tutto, quindi anche per lavarlo, se portate cibari eccetera, non ha come interrottare. Questa è la parte centrale, poi vediamo le parti laterali, borsoni, veramente di una capienza impressionante, che si trasformano in valigie, con la comoda maniglia, li staccate direttamente e le portate in rifugio come se fossero delle valigie. In più, questo modello Matrix Deluxe ha anche delle borse anteriori con vari vani per il cellulare, più dei reticoli a rete di pescatore, sia a destra che a sinistra. Appoggio per il guidatore quando vuole guidare. Vi ricordiamo questo bolotto un po' grande per andare in due su un passo corto, è ottimale per andare da solo, cioè addirittura vi può senza quasi quasi fa da appoggio a schiena per il guidatore nelle salite, quindi si può posteggiare spettacolare. Semirigido Colping, bisognava montarlo su questo portapacchi posteriore, scusate, bolotto Colping, su questo portapacchi posteriore Polaris, un disastro, cioè non era possibile montarlo, veramente una cosa oscena. Preparazione del ferro, maniglie, ottone, viti inox 4x15, testa svasata, brugola, dadi autobloccanti inox, rondelle del 16 sempre inox, due fori, fissaggio esterno. Alla parte anteriore ci potevamo fissare senza problemi, parte attaccata alla sella, spero che le vediate, sono state fissate due maniglie dello stesso tipo alle quali passano i passanti della Colpin. Posteriormente invece abbiamo lesato
abbiamo fatto dei fori rettangolari interni. Un attimo, vi lasciamo, partiamo con la parte 2 con la luce accesa, un saluto.